Girone C, che potrebbe essere uno di quelli di incrocio eventuali dei quarti di finale, obiettivo al quale peraltro l'Italia può puntare legittimamente, vista la situazione anche del sorteggio, Stati Uniti, Grecia, poi Nuova Zelanda e Giordania. La situazione è veramente importante anche qui, Stati Uniti, e ce ne sentiamo parlare a lungo. La Grecia è senza Giannis, Nuova Zelanda molto buona, Giordania, attenzione che ci seguirà da Guairi, che in realtà è molto semplicemente Ahmed Dourioglu, che abbiamo visto per diversi anni in Eurolega, e come naturalizzato Ronda Hollis Jefferson, che fa già capire molto del discorso naturalizzati, ma non è il caso di continuare a parlarne perché se ne è più parlato tanto e anche troppo. Esattamente, quindi come sicuro in questo girone C, le due squadre che sono nettamente favorite per il passaggio del turno sono gli Stati Uniti e la Grecia. Dobbiamo tenere in considerazione noi perché appunto ci potrebbe essere un incrocio nei quarti di finale contro eventualmente gli stessi Stati Uniti, e come giustamente citavi te, io sono d'accordo, l'obiettivo dell'Italia per come siamo messi, per come ci presentiamo a questa rassegna, è sicuramente i quarti di finale sono assolutamente abbordabili e raggiungibili. Gli Stati Uniti, onestamente, non hanno il roster paragonabile a quello dell'ultima edizione, comunque degli ultimi anni, però è comunque un gruppo di giovani stelle in rampa di lancio che si stanno facendo notare in NBA. Uno lo conosciamo abbastanza bene, che si chiama Paolo Banchero. Poi comunque il resto dei giocatori ha comunque un'età media molto bassa, sicuramente più bassa rispetto alle ultime uscite della compagine statunitense, con un nuovo, diciamo, coach in panchina, perché abbiamo Steve Kerr, che allena anche il Golden State Warriors, che era già nello staff di Greg Popovich, e quindi vuole sicuramente migliorare quello che è stato il settimo posto della rassegna del 2019, cercando magari di far ritornare gli Stati Uniti a quelli che erano i fasti, comunque parlo ovviamente di Coppa del Mondo del 2010-2014, quando c'entrarono anche il bis, ecco. Quindi i favori ce l'hanno sicuramente anche loro. La Grecia, come dicevi te, è molto indebolita con l'assenza pesante di Giannis Antetokounmpo, però comunque anche la squadra di Tsoudis presenta un roster che è comunque pieno di stelle che militano in Eurolega, piuttosto che in NBA, sia adesso sia anche in passato, quindi. Il solito blocco di Diego Panathinaikos in pratica. Esattamente, esattamente. Quindi è una squadra anche lì, come lo stesso discorso della Serbia, un roster molto rimaneggiato. Poi pesa sicuramente l'assenza di Giannis, ma comunque è una squadra che può tranquillamente raggiungere i quarti di finale, secondo me. Riporto sia il coaching staff di Steve Kerr, che anche quello interessante, cioè Matthew Tyronn Lue e Eric Spoelstra, e anche il retto del roster, che sono Micah Bridges, cioè Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaron Jackson, Cameron Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis, Austin Reaves. È un roster che fondamentalmente non è di superstelle, però già vedi Micah Bridges, cioè vedi Anthony Edwards, vedi lo stesso Brandon Ingram, sono tutti giocatori che comunque un buon nome sono fatto e comunque hanno la capacità veramente di portare tanto. Qui si parla di uno come Steve Kerr, che non è andato a prendere le rinunce come è dovuto capitare a Popovic, che ha subito una quantità incredibile di rinunce, ma è andato a selezionare pian piano quelli che ci sono stati. E anche a livello comunicativo questo cambia tanto. Assolutamente, assolutamente. Comunque anche l'impressione che dà la stessa nazionale nel fare le scelte per il mondiale è decisamente diversa. Come dici te, cambia molto la prospettiva, perché ci ricordiamo tutti che negli anni passati Popovic purtroppo non doveva fare la selezione in base, diciamo, alle scelte che poteva fare lui su quelle che erano le sue idee per comporre il roster, ma doveva andare incontro a rinunce da parte dei giocatori, comunque delle stelle che militano in NBA. Invece Steve Kerr ha optato per una direzione diversa, quindi appunto fare delle scelte di
di suo pugno, diciamo, però comunque anche a livello comunicativo l'impatto è decisamente diverso, e anche per loro comunque mi sembra che il percorso di avvicinamento al mondiale sia stato comunque buono, con appunto diverse vittorie, e anche a livello di gioco hanno brillato, appunto Anthony Edwards, piuttosto che anche gli altri giocatori che hai citato tu. Quindi comunque è pur sempre il team degli Stati Uniti, quindi comunque per quanto sia una selezione diversa rispetto agli ultimi anni, però comunque è una nazionale che può dire la sua tranquillamente al mondiale.